Quella mattina, la mattina del mio primo giorno, la mattina che seguì alla mia prima notte, fu una mattina di sole. Said the straight man to the late man, where have you been? Il sole splendeva, ma l'aria era fredda. Ma io non sapevo che il sole poteva splendere e l'aria restare fredda. Non ero più ai tropici e sentii freddo dentro e fuori di me. Ed era la prima volta che una sensazione simile mi assaliva. Dal clima tropicale di Antigua, nei Caraibi, al freddo nord degli Stati Uniti. Una ragazza di 19 anni approda a New York, in fuga da un'isola che non ama e da una madre che rifiuta. Piena di rancore, ma anche di curiosità, è Lucy, la protagonista dell'omonimo romanzo di Jamaica Kincaid. Why don't you talk to me? Why don't you talk to me? Lucy ha diverse mie caratteristiche. È affamata, si sente non capita. È un personaggio molto autobiografico, in ogni suo aspetto. La descriverei come incredibilmente intelligente, spaventata dalle sue stesse ambizioni. Certamente ha l'ambizione di distruggere il mondo e di ricostruirlo a sua immagine. Ma si sente impotente, perché quello degli Stati Uniti è un mondo totalmente nuovo e lei non sa come trovare la sua via. A Manhattan Lucy si iscrive a scuola e lavora come babysitter in una famiglia apparentemente perfetta, quella di Lewis, Maria e le loro bambine. Eppure l'idea che il suo destino sia quello di fare la governante nella vita fa crescere l'odio per la sua famiglia d'origine. La sensazione di non essere stata ben voluta perché femmina gioca un forte ruolo nella sua rabbia. Sente di essere stata sacrificata dalle decisioni familiari. Questo le provoca una profonda collera e la spinge a cercare un modo tramite cui riscattarsi dall'inferno in cui è stata gettata. From this hell that she has been cast into. La parabola di Lucy è quella di tante ragazze che hanno abbandonato il proprio paese in cerca di miglior fortuna. Ma è anche la stessa storia di Jamaica Kincaid, fuggita giovanissima dalle maglie strette dell'amata odiata Antigua, ispirazione della sua scrittura. Si colora di tutte le contraddizioni, di tutti gli aneliti, di tutti gli spasmi, di tutto il dolore della sua terra, rispetto al quale i personaggi che le racconta sono tanti figli. Ognuno con un sogno diverso, ognuno con un dolore diverso, ognuno con una speranza diversa. Quando penso ad Antigua, ricordo tutti i modi in cui non riuscivo ad essere me stessa. Ed è buffo perché ogni volta che torno lì non riesco comunque ad essere me stessa. Ad Antigua, per esempio, non sono capace di scrivere. Non mi sento a casa lì, ma non mi sento a casa da nessuna parte. Mi sento a casa nel Vermont, ma non è veramente casa mia. Al fatto di non sentirsi a casa in alcun luogo si aggiunge un forte senso di distacco dalla propria famiglia, e infine anche da se stessa. La scrittrice, fin dall'inizio della sua carriera, ha rinunciato al cognome Potter per pubblicare sotto pseudonimo. Così è nata Jamaica Kincaid, così si è compiuto il suo sradicamento.
Volevo scrivere liberamente della mia famiglia, che significa anche di me stessa, e non volevo che loro sapessero che stavo scrivendo. Non lo volevo perché ero sicura che avrei fallito e, sapendo del mio fallimento, loro avrebbero riso di me. Le inquietudini di Jamaica Kincaid sono le stesse del suo personaggio, che a New York a poco si spoglia della sua vecchia identità. A Lucy rimane solo la bella, sana, sorridente famiglia presso cui lavora, almeno finché non scopre che Lewis tradisce Maria con la sua migliore amica. Well, the men come in these places, and the men are all the same. Lucy non pensava che il tradimento fosse un comportamento normale. Ne aveva letto sui libri, tradimenti sessuali, matrimoniali, ma credeva che accadesse solo nei romanzi. Mariah e Lewis sono uno shock per lei e la costringono a rivedere il giudizio sui suoi genitori, in particolare per il fatto di non avere un padre legittimo. Non si era resa conto che il comportamento di un uomo è lo stesso in tutto il mondo. Lucy capisce che tutti sono fragili. Le persone da cui è fuggita quanto quelle con cui vive la sua nuova vita. A cosa aggrapparsi dunque per ricostruire la propria identità? Da qualcosa dovrà pure iniziare, anche da un non nulla, anche solo dal proprio nome tracciato su un foglio bianco. Il risultato, il premio inaspettato della sua solitudine e del tradimento di Lewis, è che magicamente Lucy scopre la carta e la penna e scrive il proprio nome su un quaderno, quasi fosse un'affermazione di se stessa. La scrittura, e forse anche uno dei motivi per cui è particolarmente alta, è un elemento di catarsi, di purificazione e di emancipazione. In cima alla pagina scrissi il mio nome per intero. Aggiunsi: vorrei amare qualcuno tanto da morirne. E poi, quando vidi scritta questa frase, mi assalì un'ondata di vergogna e piansi. Piansi tanto che le lacrime caddero sulla pagina e fecero delle parole una grande macchia indistinta.